Ciao a tutti, siamo qui oggi con Nicola Zampieri, un nostro vecchio cliente che ha scelto ImmobilePoint sia per vendere che per comprare la sua nuova casa. Ciao Nicola, Ciao, grazie di essere Leonardo, qui. niente, ci mancherebbe. Beh, allora raccontaci un attimo la prima cosa. Cosa ti ha portato alla scelta di affidare la tua casa a un'agenzia immobiliare per la vendita intanto? Ma allora io cercavo sicuramente una sicurezza e cercavo anche una professionalità che sicuramente ho trovato presso di voi in ImmobilePoint. Già dal primo approccio, quando sono entrato in contatto con voi, ho avuto una bellissima impressione di una professionalità su tutto il gruppo che lavora all'interno dell'agenzia immobiliare. E sicuramente sono stato accompagnato in questo percorso sia di acquisto che di vendita nella maniera, diciamo, che mi aspettavo di trovare in un'agenzia come la vostra. Bene, ti ringrazio. Ma dimmi una cosa, del servizio che hai ricevuto, diciamo, del lavoro che poi alla fine è stato fatto sia per vendere che per comprare, cosa che ti ha più soddisfatto e o anche cosa non ti saresti aspettato che potesse succedere nel processo? Ma allora diciamo, essendo stata la mia prima vendita, il mio primo acquisto, sicuramente non avevo una preparazione tale per cui dover trovare un... Dovevo anche capire cosa stavo facendo in realtà e quindi il fatto di non conoscere la materia e proprio perché era la mia prima acquisto, prima vendita, sicuramente mi sono dovuto far guidare da un team come il vostro, quindi non avevo un'aspettativa o non conoscevo... cioè, mi aspettavo sicuramente di riuscire a completare sia lato di acquisto che anche lato di vendita e grazie a voi sono riuscito. Ok, benissimo, ti ringrazio per le belle parole. Secondo te, un privato, viste un po' anche le complessità tecniche che ci sono state per sistemare l'appartamento e anche poi nel trovare la casa nuova, che c'è stato Certo. qualcosina anche da sistemare, no? Secondo te, un privato di questi tempi può pensare con tranquillità di farcela vendere e comprare da solo? Allora, secondo me è quasi impossibile, anche perché ovviamente le normative cambiano in continuazione e quindi un privato non può avere la competenza, la conoscenza tale per cui potersi arrangiare da solo nel fare sia l'acquisto che la vendita. Quindi per me è impossibile farlo da solo. Bisogna affidarsi a un professionista e a un gruppo di persone che conoscono molto bene la materia. Ho capito, ti ringrazio. Per una persona che tu magari così a cena, la sera, un tuo amico ti dice: ma sai, sto pensando di mettere in vendita la casa. Qual è il consiglio che gli daresti, il primo consiglio che ti verrebbe in mente di dare? Ma il primo consiglio sicuramente è quello di dire: guarda, io ho avuto un'ottima esperienza in un'agenzia immobiliare di persone che conosco e quindi il consiglio di passare direttamente qui da te, di ImmobilePoint. Ho capito. Nicola, ti ringrazio per le belle parole e anche per il tempo che ci hai dedicato per venire qui a fare questa intervista. Grazie a voi dell'ospitalità. Bene, grazie mille a tutti.